Per parlare del Massachusetts bisogna iniziare per forza da Boston. Ma non vi parlerò solo di Boston, vi parlerò di Harvard, la famosa università, e anche dei cookies al cioccolato, i biscotti con le scaglie di cioccolato. Ciao, sono Chris, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dello stato del Massachusetts. Stato del New England, famoso per la Greater Boston, ma anche per le famose università, su tutte ovviamente Harvard, ma anche l'MIT. Il clima rispecchia abbastanza le stagioni, le temperature vanno da meno 5 a 28 gradi, ovviamente d'estate. Il cielo è quasi sempre parzialmente nuvoloso, c'è la neve d'inverno. Il periodo ideale per visitare lo stato del Massachusetts è inizio di giugno, fine settembre. È doveroso iniziare con un cenno sull'Università del Massachusetts, in particolare l'Università di Harvard, che si trova a Cambridge, nella città di Cambridge. Università tra le più famose al mondo. 8 presidenti americani e 75 premi Nobel sono passati da questa università. Solo il 7% delle persone supera il test d'ingresso. Personaggi conosciutissimi che sono passati da Harvard: Bill Gates, Barack Obama e Mark Zuckerberg. La retta costa almeno $57,000 l'anno, ma il primo anno di lavoro, uscendo dall'università di Harvard, si percepiscono $85,000. Dopo 5 anni fino a $150,000 e al decimo anno di lavoro si arriva a $200,000. Perché visitare questo stato? Ovviamente per la città di Boston. Boston è assolutamente una città da visitare. Poi anche le zone universitarie molto molto interessanti da visitare per chi viene dall'Europa. Ovviamente tutta quella zona ha delle similitudini importanti, soprattutto Boston e tutta l'area di Boston che è molto grande, dicevo, similitudini con il nord Europa. Molto famosi gli irlandesi nella zona di Boston, ma anche è curiosa la zona di Salem, con tutta la storia legata alle streghe di Salem. Si vocifera che il periodo di Halloween nella zona di Salem sia veramente unico e spettacolare dal punto di vista del mistero, della paura e di tutto quello che succede. Personaggi famosi nati in Massachusetts: Matt Damon, Ellen Pompeo, Edgar Allan Poe e Matt LeBlanc, forse più conosciuto come Joy di Friends. Dimenticavo anche Uma Thurman. Come raggiungere il Massachusetts, o meglio Boston principalmente? Da New York ci sono diverse soluzioni. Volo, circa 1 ora e 10, costa $100, andata e ritorno. Macchina, 2 ore e mezza di guida, ma ci sono anche bus, 4 ore e mezza, andata e ritorno, costa $30, e anche il treno, circa 4 ore. Un costo anche questo di $30. Veniamo alle cose assolutamente da vedere del Massachusetts. Ovviamente abbiamo parlato di Boston e ci sono un sacco di cose da vedere in questa città. Le spiagge di Cape Cod, il Freedom Trail, il Boston Common, che è un giardino pubblico, e ovviamente immancabile una visita ad Harvard Square e al Museo di Harvard. La biblioteca di Harvard contiene 3 milioni di libri. Arriviamo alla mia personale top 3 da vedere in Massachusetts. Inizio dal JFK Museum, il museo di John Fitzgerald Kennedy. Poi la città di Salem e tutto quello che gira intorno e ruota intorno
a questa città e a tutto quello che è successo con le streghe di Salem. E infine, questa è una cosa che voglio assolutamente vedere prima o poi, fare whale watching, e cioè andare a vedere le balene. In Massachusetts ci sono 2 o 3 posti dove si possono vedere le balene. Come di consuetudine, l'ho già fatto per gli altri stati, il Vermont e il Maine, vi lascio la lista delle mie 3 cose inusuali da vedere in Massachusetts. Il fiume Ball, il lago con il nome più lungo, complicato, difficile al mondo, ovviamente ve lo scrivo da qualche parte qui, e sì, non mi è rimasto il dito bloccato sulla tastiera, è proprio questo il nome. E infine, Modica Way. Questa è la mia versione di questo stato, vi ho fatto vedere alcune cose, vi ho raccontato quali sono le cose assolutamente da vedere e le mie personali classifiche. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche con la campanellina se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, ma soprattutto sui prossimi stati di questo format. E spero il video vi sia piaciuto, mi trovate su Instagram come Chris Galbiati, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.